Benvenuti a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana cura della redazione di Italia 7. L'edizione di questa settimana si apre con il Consiglio straordinario convocato per fronteggiare la crisi scoppiata in seguito alla guerra tra Russia e Ucraina. Un minuto di silenzio in piedi per ricordare e celebrare le vittime della guerra in Ucraina. È cominciata così, dopo l'invito al raccoglimento rivolto ai consiglieri dal presidente dell'Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, la seduta straordinaria del consiglio regionale dedicata al conflitto. In Aula, la bandiera dell'Ucraina e quella della pace. No a questa guerra eh, che fa male, che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Eh, dire e dare sostanza alla popolazione ucraina, alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e ai bimbi che stanno vivendo giorni di terribile sofferenza. Mandare un messaggio per quello che è possibile a chi costruisce. Eh, ponti, in queste ore che la pace è l'unica via percorribile, bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. Il presidente Mazzeo ha invitato a rivolgere il primo pensiero alla popolazione: donne, uomini, bambini costretti a lasciare le loro case, famiglie, spesso costrette a dividersi. Persone che d'improvviso si sono trovate a vivere un incubo fatto di paura, di fuga, di rifugi improvvisati. Il messaggio è che la Toscana continua a essere terra aperta ed accogliente, come sempre è sempre stata nella sua storia. Siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi e eh, lo faremo mandando anche un messaggio forte, che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, eh, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. Intervento in aula del capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire, i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza e soprattutto una Toscana che grida con forza che serve la linea diplomatica, che serve la pace, è una posizione di vicinanza all'Ucraina e ai cittadini ucraini e anche di vicinanza a tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e vengono arrestati, perché se eh, per noi è qualcosa di normale andare a manifestare in questo momento in Russia non lo è. Quindi quello che è avvenuto eh, probabilmente nessuno se l'aspettava, certo ci sono delle colpe da riconoscere all'Occidente, anche agli Stati Uniti e anche all'Europa che eh, non dobbiamo eh, tralasciare perché riteniamo che gli errori devono essere anche corretti poi in un futuro per cercare di fare in modo che le cose migliorino. Io credo che l'Europa occidentale, che avrebbe dovuto fare da traino per creare una vera identità europea, un vero Stato europeo in grado di contrapporsi economicamente, militarmente, culturalmente a chi stava fuori dai confini europei, non si sia mai realizzato questo processo. Solidarietà al popolo ucraino anche dal Movimento 5 Stelle. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia, in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. Elisa Tozzi di Gruppo Misto Toscana Domani si appella ai valori dell'Europa come patria comune. Ci sono però anche dei contraccolpi che tutta questa situazione sta, sta portando nel nostro sistema economico, soprattutto. Questa mattina ho tenuto a precisare come, pur di fronte a eh, gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area. Noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. Ha parlato di una guerra tra fratelli il capogruppo di Forza Italia, Marco Stella. L'invasione dell'Ucraina è da condannare. Quindi questo è il presupposto dal quale noi partiamo. Poi le considerazioni di carattere geopolitico e sono anche di considerazioni di carattere economico, non possono non valere nel ragionamento che noi abbiamo fatto in Consiglio regionale con la grande delusione che chi perde qua è il mondo intero, ma anche la diplomazia italiana. Con un ministro degli affari esteri che non è all'altezza, perché i conflitti. Non è che si risolvono quando sono già partiti, dobbiamo essere in grado di prevenirli. Dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico. Eh, questo richiamo viene anche a seguito di quello che è stato il messaggio la scorsa settimana lanciato dai vescovi e dai sindaci del Mediterraneo riuniti qui a Firenze. Ora occorre aprire corridoi umanitari, occorre dare la disponibilità, come ha fatto con prontezza il Presidente Giani, per quanto riguarda l'accoglienza eh, dei profughi e occorre lavorare per promuovere la cultura della pace soprattutto nei confronti dei ragazzi più giovani, quindi anche con il coinvolgimento del Parlamento degli studenti del Consiglio regionale. La seduta straordinaria si è conclusa con l'approvazione all'unanimità della mozione comune che esprime la più ferma condanna per l'invasione avvenuta in violazione del diritto internazionale, la piena e totale vicinanza e solidarietà alla popolazione civile colpita dal conflitto e a tutti gli ucraini che vivono e risiedono in Toscana, la solidarietà anche a tutti i manifestanti russi che per aver espresso pubblicamente la loro contrarietà all'azione militare promossa dal Cremlino sono stati arrestati. Quello che io auspico è un intervento nel campo del diritto internazionale umanitario, eh, in corrispondenza e, e chiaramente aprendo anche un tavolo con le associazioni che operano eh, nel territorio del conflitto. L'aiuto che possiamo dare ai profughi, alle persone che, che hanno bisogno di ritrovare una dignità soprattutto come, come persone, al di là che siano ucraini, russi, ma sono persone che chiaramente eh, scappano da una guerra e, e la Toscana da questo punto di vista può fare molto. La mozione impegna la Giunta ad attivarsi presso il governo italiano affinché si perseguano con sempre maggior forza, mediante una posizione univoca delle istituzioni dell'Unione europea, le iniziative diplomatiche di contrasto all'aggressione in corso, assumendo le misure necessarie per un'immediata cessazione del conflitto militare in Ucraina, scongiurando un'ulteriore escalation della guerra e per trovare una soluzione pacifica alla crisi tra la stessa Ucraina e la Federazione russa. Il Consiglio regionale ha invitato poi i comuni della Toscana a illuminare i propri municipi o monumenti più rappresentativi con i colori della bandiera ucraina per manifestare la solidarietà dei cittadini e la più forte condanna morale e politica alla guerra in corso. Da 25 anni forma giovani provenienti da tutto il mondo per favorire la risoluzione non violenta dei conflitti e rondine la cittadella della pace ad Arezzo che ha ricevuto il gonfalone d'argento del Consiglio regionale. Rondine Cittadella della Pace ha ricevuto il gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana. Con il suo massimo riconoscimento la Regione sostiene e riconosce lo straordinario impegno con cui Rondine da 25 anni forma giovani provenienti da tutto il mondo per favorire la risoluzione non violenta dei conflitti, il confronto, il dialogo e la pace. Un gesto che acquista un significato ancora più profondo nei giorni in cui la guerra è tornata a bussare alle porte dell'Europa con il conflitto in Ucraina. Una risposta, un segno forte verso costruttori di pace, come le tante ragazze e i tanti ragazzi che vengono da luoghi di conflitto. In questo viaggio, un viaggio grande, un viaggio bello, eh, vengono formate persone che vanno e ritornano come la rondine nel loro, nel loro territorio per portare la pace, come le tante ragazze e i tanti ragazzi che vengono da luoghi di conflitto e che invece insieme, dopo eh, un percorso Importante, guardate all'inizio, faticano anche a voler lavare i panni nella stessa lavanderia, a guardarsi negli occhi. C'è la costruzione del nemico per come gli viene raccontato, invece, in questo percorso, in questo viaggio, un viaggio grande, un viaggio bello, eh, vengono formate persone che vanno e ritornano come la rondine nel loro, nel loro territorio per portare la pace. Io mi auguro che questo luogo, un luogo che è cresciuto tanto in questi 25 anni, che forma le ragazze e ragazzi anche delle nostre quarte classi possa, italiane, possa diventare ancora qualcosa di più grande, possa formare... Anche ragazze e ragazzi di tutta Europa, era un sogno che aveva anche David Sassoli e mi piacerebbe che insieme potessimo sostenere questa iniziativa. Rondine, sempre più un, ro un luogo di pace, Rondine un luogo della bellezza e della grandezza della Toscana portata fuori dai nostri territori, portata anche in Europa. Alla cerimonia non è voluto mancare il Cardinale Guartiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che ha visto la cittadella della pace muovere i suoi primi passi 25 anni fa. Rondine da 25 anni eh, parla toscano, quindi in tutto il mondo quando andiamo si vede, si coglie immediatamente l'interesse per un'esperienza che è in Toscana e parla il linguaggio della cultura toscana. Nelle interlocuzioni che hanno fatto crescere Rondine con oltre i 30 paesi del mondo c'è questo riconoscimento. Eh, con la Regione abbiamo fin dagli inizi collaborato per la nascita e lo sviluppo di Rondine, però oggi questo. È un riconoscimento che sancisce un, un lungo percorso fatto insieme, ma soprattutto rilancia verso il futuro, verso le sfide che abbiamo davanti a noi. Situata sulle rive dell'Arno vicino ad Arezzo, Rondine, cittadella della pace, è quel luogo di speranza dove si incontrano giovani da tutto il mondo, ragazze e ragazze provenienti da paesi in conflitto tra loro e ogni giorno insieme convivono e si formano, imparando a stare nel conflitto e a trasformarlo per prevenire la violenza e la guerra. I giovani di Rondine guardano al futuro, rifiutano la guerra, rifiutano di essere vittime e scelgono di essere agenti del cambiamento per incidere positivamente nei propri territori, una volta tornati a casa dall'esperienza in Toscana, proprio come fanno le Rondini nel loro volo. Nel momento in cui la Toscana è prossima ad affrontare il dibattito sul piano dei rifiuti, un convegno tenutosi nell'auditorium del Consiglio regionale riporta all'attenzione uno studio commissionato da Cispel Conservizi e Confindustria sul ciclo dei rifiuti in vista dell'obiettivo del 2030. Aumento dei costi di gestione e quindi le tariffe per cittadini ed imprese, aumento vertiginoso delle emissioni di gas serra con un pesante impatto ambientale, mancanza di sicurezza ed affidabilità di uno dei sistemi centrali per garantire la qualità della vita. Sono questi tre grandi rischi che la Toscana correrebbe se di qui al 2030 non perseguisse l'obiettivo dell'autosufficienza impiantistica nel trattamento dei rifiuti. La dimostrazione è contenuta nel rapporto sfide realizzato da REF Ricerche, promosso da Confindustria Toscana e da Confservizi Cispel Toscana. L'autosufficienza evidentemente ci impone dei comportamenti di coesione fra tutti i soggetti impegnati, dai comuni, alla regione e alle aziende che devono operare e nello stesso tempo ci impone anche uno sforzo da parte di tutti per raggiungere ciò che è necessario e non ciò che è possibile. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. Da un lato l'obiettivo del 65% di riciclo 2030, dall'altro un fabbisogno impiantistico per il recupero energetico e il rischio chimico, uno scenario che vale tra gli 800 e 900 milioni di euro di investimenti e che porterebbe 2500 addetti in più, oltre che benefici ambientali ed economici che ammontano a 36 milioni di euro all'anno. Eh, come dire, riaffermare l'importanza di un'autosufficienza regionale della Toscana nel trattamento dei rifiuti, non solo urbani ma anche prodotti dalle attività produttive, in un'ottica diciamo di responsabilità delle scelte per ridurre i costi per i cittadini, ridurre i costi per le imprese e sostenere anche la competitività del sistema produttivo. La Regione ha avviato nei giorni scorsi l'iter di approvazione del nuovo piano rifiuti. La Giunta e tutti i gruppi consigliari hanno dichiarato la volontà di chiudere il ciclo in una logica di prossimità ed autosufficienza. Realizzazione di alcuni impianti di chiusura con tecnologie particolarmente avanzate che non si collocheranno più nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti ma saranno vere e proprie fabbriche che potranno recuperare gli scarti ultimi non più riciclabili eh, producendo idrogeno, metanolo e. Quindi connettendosi in maniera molto stretta al tessuto produttivo presente nei luoghi dove saranno realizzati e creando nuove filiere che potranno non soltanto garantirci una gestione più attenta all'ambiente dei nostri scarti ma anche creare opportunità di lavoro molto qualificato. Abbiamo cominciato in Toscana a fare nell'Ottocento, Prato è l'esempio del, del recupero di tutto. Quindi noi da tempo abbiamo imparato a fare queste cose, quindi dobbiamo attuarle. Eh, ci abbiamo, no, no, non solo la storia ma la tecnologia ci mette in, 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 in grado di effettuare il riciclo completo, eh, quindi senza creare danni ambientali, anzi tutto sommato recuperando quelli possibili danni che potrebbero essere causati all'ambiente da questi rifiuti. Eh, rifiuti circolari ormai eh, dobbiamo andare avanti in quella direzione. Ed è tutto anche per questa puntata di Toscana Parlamento. Il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale si aggiorna con voi alla prossima settimana.